Ciao a tutti! Ho visto bene? Spero proprio di sì. Oggi volevo presentarvi quattro libri per bambini dagli 1 ai 2 anni. Libri che sono stati molto utili, che alla Nicole sono piaciuti molto. Niente, volevo farveli vedere e consigliarveli. Iniziamo dal primo? Sì. Eccolo qua! Mai toccare un dinosauro. Questo qui è un libro tattile. Senti, Nikki? Come morbido. Come morbido. E in ogni pagina c'è un dinosauro diverso, con una gomma diversa e per ogni dinosauro naturalmente. Allora, questo libro, che è adatto per i bambini un pochettino più piccoli, quindi già dall'anno in su va bene, è un po' rovinato purtroppo perché è da molto che ce l'abbiamo, è edito da Doremi. E voilà, così vi faccio vedere il libro per bene. E costa, guardiamo dietro, 12 euro. Allora, c'è anche un'altra edizione con Non toccare un mostro. Allora, questo qui, ad essere sinceri, quando l'avevamo comprato eravamo un po' scettici. Abbiamo preso un po' per esclusione, ma si è rivelato un acquisto incredibile. Ancora oggi ogni tanto lo vuole leggere. Velocemente, di cosa tratta? In ogni pagina c'è un dinosauro diverso e di fianco le scritte belle in grandi e colorate in cui si dice del perché non bisogna toccare il dinosauro. Esatto, bisogna stare attenti con i dinosauri, sì, vero? E dopo io vado a scappare solo con un martello. Esatto. Ora, i libri come questi ce ne sono veramente tanti, per i bimbi più piccoli sono molto consigliati, come sono molto consigliati anche quelli con le finestrelle. E io purtroppo quello che la Nicola ha usato più di tutti si è rovinato, quindi non posso farvelo vedere perché a forza di giocarsi e rigiocarsi l'ha rovinato completamente. Se riesco magari vi metto una foto, ecco, il libro è questo qua e lei ci ha giocato veramente moltissimo e anche questo ve lo consiglio vivamente. Nicky, ti è piaciuto molto questo libro? Eh sì! Mai toccare un dinosauro, il primo libro. Passiamo al secondo. Un altro libro molto riuscito è questo qua, parole di libri sulle parole. Naturalmente ce ne sono veramente tanti, adatti ai bimbi un anno e mezzo, banana, due anni, cannellino, li sai tutti, vero? Sì. Allora, e palla. Questo libro è edito M Edizioni, non si vede, costa 12,90 euro. E la cosa bella è che c'ha le pagine molto grandi con immagini veramente molto grandi e realistiche soprattutto, così i bambini possono già farsi un'idea delle cose, non sono immagini disegnate, sono tutte immagini vere. E in delle pagine particolari c'è anche un'immagine molto grande, come qua che troviamo l'orso. Ora, questo libro ve lo consiglio vivamente. Come ho detto, trovare libri sulle parole non farete assolutamente fatica, ce ne sono tanti, ma trovarne con immagini così grandi non è facile. Questo ve lo consiglio vivamente. Costa abbastanza, 19,90 non è poco, però ve lo consiglio. Prossimo? Il prossimo! Prossimo! Altro libro sulle parole della Disney. Le mie 100 parole, le mie prime 100 parole. Ora, anche questo è molto carino. Anche qui ci sono, qui rispetto all'altro libro ci sono più parole, più immagini, come vedete anche qui in questo libro le immagini sono comunque sia immagini reali e sono accompagnate dai personaggi della Disney, quindi molto simpatico. Come vedete tutte immagini reali divise per categoria, naturalmente gli animali, la vegetazione, gli alberi, la bussola, con tutti i personaggi della Disney. Esatto, Olaf, quindi è molto carino per i bambini. Questo costa un po' di meno rispetto a quello prima. Costa 7,90 euro, vediamo se si vede. E anche questo è un ottimo libro. E dei libri sulle parole, sicuramente questi due che vi ho fatto vedere sono i più carini che abbiamo trovato. Passiamo all'ultimo. L'ultimo! L'ultimo è un tipico libro con le storie della buonanotte ed è sempre della Disney. È Storia della buonanotte per cuccioli avventurosi. Ora, all'interno di questo libro, che costa 14,90 euro, non è pochissimo, ma quelli della Disney sono abbastanza cari. E poi questo qui contiene
quattro storie. Contiene la storia degli Aristogatti, della Carica dei 101, Lilli Vagabondo e del Re Leone. Quindi c'è, ma è alla fine. E voilà, il Re Leone. Le immagini, come vedete, sono come quelle dei cartoni animati ufficiali della Disney, quindi sono molto belle, sono abbastanza scritte. Questo qui intorno ai 2 anni per andare a dormire sono perfette. Noi siamo andati avanti diversi mesi a leggere queste storie. Dopo la Nicole, la sua storia preferita qual era? Quella della Carica di 101? Quindi voleva leggere un po' sempre quella. Disegni bellissimi, molto belli, quindi ve lo consiglio caldamente. Guarda chi c'è qua? Cordelia di Mon. Anche questo per la buonanotte è fantastico. Infine abbiamo un libro bonus che la Nicola ha scelto, che vuole presentare. Qual è, Niki? Ascia e Orso. Ma questo l'ho scelto in vacanza perché la mamma ha preso i soldi. Allora, Niki, parliamo del libro. Di cosa parla questo libro? Ah, ho fatto il libro, lo sento però. Smettila! Allora, Nicole, brava che ci hai illustrato tutto questo libro. Questa è la tua scelta, Masha. E il dottore è una serie di storielle, come ha detto prima la Nicole, in cui c'è Masha che sta male, oppure Masha che fa l'infermiera, tutte naturalmente tratte dal cartone. Questo è il consiglio della Nicole, sono 5,90 €, edito da Fabri Editori, e la Nicole ve lo consiglia. Raccontate le storie di Masha ai vostri bimbi, se gli piace Masha. Se non gli piace Masha è un po' un problema. Spero che questo video vi sia stato utile. Prossimamente ne faremo un altro con dei libri per i bimbi un po' più grandi, intorno ai 3 anni, e lì avremo una serie di libri un pochino più particolari, vedrete, molto molto belli e molto simpatici. Ciao Niki! Ciao a tutti e buona notte! E buona lettura! Ciao!